Per la realizzazione di questo cappello avviamo un anello magico dove al suo interno lavora dei motrici punti bassi. Quindi avvio il primo punto, poi il secondo, poi il terzo, così per un totale di 10 punti alti. 10 punti bassi all'interno dell'anello magico. Ora lavoriamo una serie di aumenti. Quindi il primo giro verrà lavorato con un punto basso singolo e nel successivo l'aumento. Ora stiamo lavorando la calotta, quindi lavoriamo un punto basso singolo e nel successivo aumento. Questo per tutto il giro. Terminato il giro, procediamo con il prossimo, dove lavoreremo due punti bassi singoli. Quindi lavoro il primo punto, lavoro il secondo punto singolo e nel prossimo vado a lavorare l'aumento. Quindi due punti bassi nello stesso foro. 1 e 2 singoli. Nel prossimo l'aumento. 1 e 2. Questo per tutto il giro. Terminato il giro, lavoriamo il prossimo lavorando 3 punti bassi singoli. Quindi 1, 2 e 3 punti bassi singoli. Nel successivo l'aumento. Quindi 2 punti bassi nello stesso foro. Quindi lavoreremo 3 punti bassi singoli e un aumento. Nel prossimo giro lavoreremo 4 punti bassi singoli e un aumento. Prossimo ancora 5 maglie basse singole e un aumento. Dobbiamo procedere in questo modo finché non arriviamo al nostro diametro, che nel caso di noi donne sarà di 16-17 centimetri. Per intenderci, questo è il diametro, quindi con il metro prenderemo le misure da qui a qui e dovrà avere una misura di 16-17 centimetri. Essendo che il lavoro già l'ho terminato, vi sto spiegando tutto con il campioncino. Quindi, una volta che noi siamo arrivati al diametro desiderato, procediamo lavorando per 15 giri le maglie come si presentano. Quindi lavoreremo maglie come si presentano per formare l'altezza del cappello. Questa altezza non dovrà arrivare qua vicino alle orecchie, nel senso che il cappello, vedete, deve essere così. Ok? Io con il mio filato e con l'uncinetto ho lavorato 15 giri. E quindi procediamo lavorando maglia alta sopra ad ogni maglia alta per 15 giri. Una volta lavorati 15 giri, come si presentano? Ora lavoriamo la falda. Allora, per la falda il lavoro è molto semplice, in quanto ne andremo a lavorare un giro di aumenti, due giri come si presentano, di nuovo un giro di aumento e due giri di nuovo co come si presentano. Si procede sempre nello stesso modo finché non arriviamo alla larghezza desiderata della nostra falda. Allora, il primo giro lavoreremo 4 punti bassi singoli, quindi 1, 2, 3 e 4 e nel successivo l'aumento.
Quindi in questo giro lavoreremo 4 punti bassi singoli e un aumento per tutto il giro. Quindi 1, 2, 3 e 4 nel prossimo aumento per tutto il giro. I prossimi due giri saranno di assestamento, quindi lavoreremo le maglie come si presentano, senza lavorare nessun aumento. Il prossimo giro verrà lavorato con 5 maglie basse singole e un aumento per tutto il giro, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Nel punto successivo lavoro l'aumento, quindi due maglie basse nello stesso foro, quindi 1 e 2, quindi 5 punti bassi singoli e un aumento per tutto il giro. Una volta terminato il giro lavoreremo due giri come si presentano, quindi senza lavorare aumenti, e semplicemente procediamo in questo modo, lavorando. Quindi il primo giro di aumenti è stato 4 maglie basse in aumento, poi due giri come si presentano, poi lavorate 5 maglie basse in aumento, due giri come si presentano, lavorate poi 6 maglie basse in aumento, di nuovo due giri di maglie come si presentano, poi 7 maglie basse in aumento e poi di nuovo due giri come si presentano, e si procede in questo modo finché non arrivate alla larghezza desiderata. Ok? Nel mio caso ho lavorato 8 maglie basse in aumento e poi ho terminato il giro con gli ultimi due giri di maglie come si presentano.